riesco a capire che cosa significano 40 giorni, cioè 40 giorni non hanno senso, perché cos'è un'incubazione, cioè sbaglia i 40 giorni con la quarantena che si usa in campo sanitario quando ci sono dei problemi, ma cioè è una risposta, credo, veramente dislessica dell'assessore, perché non ha risposto ad applicare la legge. Cioè, voglio dire, il problema è per le persone, per le mamme, no? Dare un supporto, cioè queste mamme già devono prendere una decisione, perché insomma nel rispetto del loro pensiero, nel rispetto della paura, magari ci sono anche delle paure, no? Ci sono dei bambini deboli, ci sono dei bambini con delle allergie, ci sono anche delle idee diverse sul fatto di poter vaccinare, ma l'aspetto organizzativo è molto importante. Quindi io invece di parlare di 40 giorni e di creare ulteriore ansia, no? Dobbiamo dire: come si fa a vaccinarsi? Il problema è dove andare a vaccinarsi. Dove si fanno queste vaccinazioni? Cioè, voglio dire, perché ci sono strutture, c'è cioè l'ufficio di igiene, poi ci sono strutture private convenzionate, ci sono privati. Cioè, dove si va? Cioè, cosa si fa? Allora io credo che bisogna portare parole alla concretezza del problema e dare le possibilità alle mamme di fare le vaccinazioni anche più serenamente possibile. Ecco, secondo voi l'assessorato regionale alla sanità della Lombardia quindi si è mosso con un po' di pressapochismo? Voglio dire, io ripeto, questi 40 giorni non riesco a capire, ma non riesco a capire perché, cioè, mi sembra una cosa, del resto questa circolare fatta a livello ministeriale è una circolare molto precisa, come fare, cosa si fa, dare la possibilità, si fa una prenotazione, si è messo in contatto la regione Liguria, la regione anche Toscana, ha messo in collegamento le ATS, le ASL, insomma, direttamente con le persone. Quindi voglio dire, c'è un collegamento per la vaccinazione, c'è cioè un collegamento con la realtà. Quindi io credo che in campo sanitario, questo è un campo sanitario e anche un campo, tra virgolette, sociale importante, perché qui si chiede di vaccinare dei bambini e dare tutta una situazione dove sui vaccini ci sono tanti problemi, perché tante persone hanno problema a vaccinare i loro figli. Quindi al di là del giusto e dello sbagliato, no? Ma cioè, diamo una concretezza, perché adesso le persone non riescono più a capire nemmeno come fare, soprattutto dove andare, perché ci sono realtà come Milano, sono realtà complesse. Cioè, dove vai? Perché dove vai a vaccinarti? Come fare? Come non fare? Oddio, non so, oddio, devo andare dal medico, il medico mi dice. Alla fine uno decide di trovare delle alternative per farsi questa benedetta vaccinazione. Insomma, credo che abbiamo bisogno di cose concrete in politica.